Per la verità nessuno sa che fine abbiano fatto i profughi arrivati con la Sea-Watch 3, anche perché siccome la stampa era così preoccupata della vita di queste persone, ha dedicato decine di articoli alla capitana, quasi nessuno ai profughi che sono sbarcati. Quindi nessuno in realtà sa esattamente che cosa sia accaduto, come siano andate le cose, dove siano, come siano stati trasferiti, Però quanti ne sulla sono carta ci stati sono delle trasferiti quote, nei no? vari paesi. Sulla carta sono Sulla stabilite le carta. quote. È successo Sulla 48 ore fa. carta. La verità è molto semplice, è che quando si dice ama l'Europa, cerchiamo, sì, ma ne discutiamo da anni e l'Europa non ha nessuna intenzione, all'Olanda non gliene importa niente dei profughi che arrivano in Italia e lo ha dimostrato, la nave era sua e ha detto quella nave si sta comportando in maniera irregolare, quindi a noi non interessa. Questo ha detto l'Olanda. La Germania dice, ma quella è un'organizzazione, sì, è una ONG tedesca, ma a noi non interessa, non c'entra nulla. Quindi di che cosa stiamo parlando? L'Europa non c'è, non esiste in questo caso. Non ha nessun ruolo in questo caso. Tuttavia le quote Lo le hanno dimostra tutti i ripartite, giorni. cioè, se, Non però vuole voglio fare. sapere. Però Ma è stato pongo, scusami, il governo italiano a poniamo questo problema. non è vero perché è stato Se frutto alla di una fine le quote trattativa vengono così rispettate, il disordinata meccanismo di cui non funziona. abbiamo certezza. No, però su una cosa ha ragione Belpietro, però purtroppo dà ragione, diciamo, involontariamente temo agli altri. Cioè, è stato il governo Conte-Salvini a togliere il meccanismo dell'obbligo del ricollocamento dei migranti nei paesi Oh, non è 27 mai dell'Unione esistito Europea. l'obbligo. C'era uno, come no? Non è E mai c'era il come, esistito tant'è che la l'obbligo, era Germania ne ha preso il volontario. 70%. Era volontario. Non è mai esistito È l'obbligo, sempre è stata volontario. una Quindi che trattativa cosa tra vuol i dire? paesi, Che non è se ho mai voglia stata lo una faccio e trattativa se non ho dell'Europa. voglia Prima non lo c'era, ma è faccio. sempre stata una Ma prima trattativa, c'era lasciata ai la trattativa. paesi. Anche adesso, se arriva una barca con No, non 100 è mai persone, esistita vanno a l'obbligatorietà, non trattare i singoli esiste. paesi con accordi bilaterali, non c'è Certo. un L'ultimo evento quadro normativo è il regolamento di normativo, Dublino, esatto, è non c'è l'ultimo, altro, esatto, Salvini. e non Gli prevede la ultimi due distribuzione governi, Renzi e Gentiloni, ha torto, ha ragione, al netto delle cose magari sbagliate che hanno fatto, però sul meccanismo del ricollocamento, tant'è che la Germania ne ha presi circa il 60-70% rispetto a tutti quelli che si Ma sarebbe non è dovuta vero! prendere. Ma questo Il basta governo vedere i dati, Renzi però, non è. addirittura per ottenere la flessibilità, disse sostanzialmente che si teneva i profughi. Ma di che cosa stiamo No, parlando? allora, se Non posso esiste un dire. obbligo, non c'è. Se posso dire, io credo che l'Europa abbia fatto fare, come dicevo prima, il lavoro sporco all'Italia in due modi diversi, con il centrosinistra dando i soldi per prendersi gli immigrati. E quindi il centrosinistra ha E fatto questo è questo un aspetto scambio, del e questo è un problema, aspetto. esatto. Ma Salvini sta La facendo flessibilità di cui ugualmente. parlava Monti Sì. l'abbiamo ottenuta in cambio degli immigrati. Questo è un fatto Questo è un noto, sono aspetto. Questa stati è la circa realtà. 30 Gravissimo miliardi, però, noto, ma diciamolo chiarissimo, vabbè, questo gravissimo, è certo, gravissimo perché è a seconda stato dei punti di vista, noto, però no, è già gravissimo noto, per la sono sovranità ospite di prima. è stato gravissimo uno sistema di scambio accoglienza. noto, sono stati circa 30 miliardi e lo scambio è stato questo, sugli immigrati. Ma il lavoro sporco lo sta facendo fare anche a Salvini. Salvini paradossalmente sta facendo il gioco dell'Europa, perché all'Europa fa molto comodo vedere Salvini che minaccia di chiudere porti, eccetera, perché ne ha un beneficio anche l'Europa. Il punto è cambiare completamente Europa, i questa. governi europei, non l'Europa in quanto Europa. I governi Perché europei, ma l'Europa in quanto. Cioè, anche Beh, è la Commissione diverso. ha un ruolo, sì o no? Abbiamo parlato adesso di chi arriverà, vorrà avere un ruolo. Io Sì, non però ero da. Salvini, Io spieghiamolo non bene. ero Avramopoulos, d'accordo. l'attuale commissario all'immigrazione della Commissione europea, non ha in realtà alcun potere per imporre a Francia, Germania, Italia tot quote di migranti. Dovrebbe E avere quindi il potere di oggi non creare ce le l'ha. condizioni per un accordo. Questa è un'Europa fallita. Il fatto che non abbiano in mano gli La revisione del strumenti trattato di per Dublino fare la revisione. Può dare invece quegli strumenti di obbligo nei confronti. Sì, Cioè, però. poi che ci siano dei paesi che non vogliono fare, come il blocco di Visegrad, è evidente, quindi non sarà facile trovare una soluzione che metta insieme a sistema tutte le varie posizioni di tutti i paesi. Perché, come diceva giustamente il direttore Belpietro, ci sono dei paesi che non hanno nessuna voglia No, di però, mettersi a un senatore. tavolo a parlare di questo. L'obiezione che le È voglio fare è chiaro. questa, lei e poi al direttore Belpietro da un altro punto di vista. Oggi la questione
oltre a Dublino, che appunto non starà neanche a voi in questo momento, non è che avete il potere oggi qui dall'Italia di rivedere Dublino. Singolarmente no. Concordia. Però oggi c'è un'altra questione, ci sono delle persone che sono su una nave che devono sbarcare ed essere identificate sulla terraferma. Cioè partiamo, perché sennò il film l'avete già svolto più in avanti. Oggi la questione è farli sbarcare, identificare come prevede la procedura e una volta sbarcati e identificati procedere o con l'espulsione per chi non ha diritto o con la trattativa con gli altri paesi dove per ricollocamento, altrimenti il dibattito è viziato dalla questione, non è, oggi è farli sbarcare e identificarli. È viziato da questo? No, ma tutt'altro, scusi direttore, perché altrimenti ci capiamo. Cioè da qualche parte dovranno andare per essere identificati, Parenzo, no? O mi sbaglio? Ti chiedo. Parenzo, ti chiedo. Allora, i ricollocamenti vengono fatti se tu hai un accordo con i paesi, perché se qui arriva qualcuno dal Sudan piuttosto che da qualche altro, certo, dal Senegal o così via, e se il Senegal non se lo vuole riprendere, anche se è senegalese, tu te lo tieni. Non so se avete capito come funziona. È chiaro, non c'è l'accordo. Cioè i paesi, molti di questi paesi, certo, non rivogliono i loro cittadini. Ma perché non c'è l'accordo? Quindi di che cosa stiamo parlando? Noi ce li dobbiamo tenere perché gli altri non li vogliono. Ok, gli altri paesi invece, quelli europei, siccome è volontario la decisione se prenderli o non prenderli, quasi sempre non li vogliono prendere. E quindi anche quelli che dicono noi veniamo in Italia ma ce ne vogliamo andare in Germania, ma la Germania non li vuole, quindi che cosa succede? Che questi provano ad andare in Germania, magari ci riescono, ci rimangono per 6 mesi o 1 anno, quando vengono beccati e si scopre che sono stati identificati sul territorio italiano, vengono presi, ammanettati, qualche volta anche narcotizzati, cioè vengono, sì, sedati, sì, e dopodiché li rispediscono in Italia. Questa è l'Europa dell'accoglienza, quella che piace molto a chi parla di Europa. Patuanelli, i numeri di questa sera ci dicono...